depositi strapieni di merce contraffatta, oltre 17.000 prodotti sequestrati dalla Guardia di Finanza di Rimini. Nell'ambito dell'operazione Fake Buster, tra il ponte del 25 aprile e quello del 2 maggio, le fiamme gialle del comando provinciale, durante l'esecuzione di un intervento pianificato per il contrasto del fenomeno della contraffazione, hanno individuato due depositi dove hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro oltre 17.000 prodotti contraffatti tra capi d'abbigliamento sportivo ed oggettistica di varia tipologia, in particolare maglie di calcio, cappellini, cuscini e sciarpe delle più importanti squadre nazionali di club, cappellini 46 di Valentino Rossi e delle case automobilistiche di Formula 1. In uno di questi magazzini, presso il Gross di Rimini, è stata posta sotto sequestro l'attrezzatura tecnica necessaria per la loro predisposizione, costituita da 4 press, una stampante e un personal computer. L'attività di servizio, coordinata dalla Procura della Repubblica di Rimini, trae origine da un precedente controllo effettuato dai militari del gruppo della Guardia di Finanza di Rimini, al termine del quale, oltre alla denuncia a piede libero di un commerciante al minuto operante sul lungomare della riviera riminese al sequestro di 280 pezzi di merce contraffatta, è stato rilevato mediante l'analisi della documentazione contabile il grossista, fornitore della merce sequestrata. I successivi approfondimenti investigativi hanno permesso di individuare i luoghi di esercizio del soggetto economico fornitore dei capi d'abbigliamento precedentemente sequestrati. L'attività di prevenzione e contrasto del mercato del falso resta una priorità per il Comando Provinciale di Rimini, con interventi che nei primi 4 mesi del 2017 hanno consentito di sottrarre dal mercato oltre 125.000 prodotti.